Le interviste ai protagonisti di Once, una volta nella vita, saranno la parte centrale di questa puntata della nostra trasmissione che anticiperà alcuni degli appuntamenti in programma nei prossimi giorni al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Assieme a Luca Gaudiano e poi a Jessica Lorusso parleremo in questa puntata di Once, lo spettacolo che è andato in scena martedì 6 dicembre e che è stato sicuramente un buon regalo di San Nicolò per il pubblico triestino. È un musical la cui storia è molto strana perché ogni tanto succede, però contrariamente a quella che è la regola, se non mi sbaglio qui c'è stato un film a fare da punto di partenza, poi il musical è nato in corrispondenza del film. Esatto, ancora prima c'è stata una colonna sonora scritta da Glenn Hansard e Marketer Glova, che sono due cantautori, il primo di origine irlandese, la seconda della Repubblica Ceca, che si sono incontrati e hanno dato vita ad una tracklist dal nome The Swell Season e che poi è diventata la colonna sonora del film Once. Un film particolarissimo che invito tutti a vedere. Questa è la trasposizione teatrale che ha vinto numerosissimi premi a Broadway, un Oscar come miglior canzone per un film, insomma parla da sé, e noi cerchiamo di portare e raccontare questa storia anche in giro per l'Italia, ed è stato bellissimo anche qui al Teatro Rossetti. Questa canzone che hai suonato è tua? Lo so che sai parlare, ti ho appena sentito cantare. Mi chiedo sempre il rapporto che un artista ha con, diciamo, lo spettacolo d'origine, nel senso, il film l'avete visto, magari l'avevate visto prima di, perché il film comunque è uscito un po' di tempo fa, bisogna dire la verità, magari appunto l'avevate visto prima di immaginare che poi lo avreste ripreso in teatro, l'avete visto per prepararvi, è meglio non guardare, diciamo così, i precedenti, che è anche vero poi che dopo ognuno si comporta come meglio crede, però mi affascina molto questa storia. Diciamo che per gli addetti ai lavori, Once nella versione cinematografica è un cult, perché è una collezione di canzoni all'interno del film che hanno scritto un po' la storia di un nuovo filone del teatro musicale a Broadway, e quindi di conseguenza è impossibile per noi che facciamo il teatro musicale non conoscere uno spettacolo come Once, che deriva da un film come quello. Quindi il film è assolutamente il punto di riferimento ed è sempre appassionante. Io personalmente l'ho visto tantissime volte perché sono un fan di Glenn Hansard, dell'autore che ha interpretato il ruolo del protagonista nel film, così come Marchetta. E noi tra l'altro nella prima milanese abbiamo avuto anche l'onore di avere non Glenn, perché ha da poco avuto un figlio, però Marchetta ci è venuta a trovare, è stata una serata bellissima. In questo tipo di spettacoli immagino che è tutto molto stabilito, no? Nel senso, non si può sgarrare, eccetera. E l'artista come riesce a mettere qualche cosa di suo? Credo che in quest'opera più che in altre, per esempio per quanto riguarda il mio personaggio, quello di Ragazzo, che tra l'altro si chiama proprio Ragazzo, i due protagonisti si chiamano Ragazzo e Ragazza proprio perché è una storia universale e trasversale, credo che la cosa che più mi lega a questo personaggio è il fatto che lui sia un cantautore e che io stesso nella mia vita personale sono un cantautore, quindi credo che la chiave probabilmente per lasciare spazio alla dimensione artistica, alla propria identità artistica, nell'interpretare un binario ben scritto, ben diciamo già impostato, sia quello di ricercare dentro di sé quel motivo, quella scintilla che ti permette di essere ispirato e di iniziare a scrivere una canzone. Credo che il fatto di scrivere sia un anello che mi congiunge molto con l'autenticità del personaggio. Jessica Lorusso è Ragazza in Once, che è uno spettacolo che ha questa particolarità. Intanto dovete recitare e cantare, e questo, insomma, ci siamo, però dovete anche suonare dal vivo.
Sì, esattamente. Ogni personaggio suona uno o più strumenti nello spettacolo. Nel mio caso io suono il pianoforte e quindi alla tripla minaccia di canto, danza e recitazione si aggiunge suonare uno strumento all'interno dello spettacolo. Questo vi dà anche, vi complica la vita o vi dà anche, come dire, una maggiore forza, nel senso tenere in mano lo spettacolo, tenere in mano appunto lo strumento musicale può essere anche qualcosa di, come posso dire, è come avere un'arma a disposizione. Certo, all'inizio ce l'ha complicata la vita un pochino in prova, però una volta presa la mano con lo strumento fa veramente parte del personaggio di ognuno, non sarebbe immaginabile ogni singolo personaggio senza il suo strumento, quindi diventa una forza in realtà, diventa parte della narrazione e non potremmo più farne a meno come personaggi all'interno. Se dovessimo indicare, diciamo, il tipo di musica che caratterizza Once, quale strada dovremmo percorrere? Allora, Once è una partitura pop folk, sicuramente, quindi ha le radici nel folk irlandese, sicuramente, però tutto è reso molto più popolare, più intuibile, più pop, appunto, dalla partitura di Glenn Hansard e Marketa Riclova, che hanno questa tendenza a rendere pop anche le melodie più irlandesi, se vogliamo, sì. Più. Quanto è necessario per un artista giovane, come posso dire, abbeverarsi? Oggi sono abbastanza poetico nei termini, mi rendo conto, abbeverarsi appunto a novità musicali, a stili nuovi, a stili anche molto probabilmente diversi rispetto ai quali attorno a cui ci si è formati. Immagino che sia per certi aspetti fondamentale. Sì, ad esempio nel mio caso non ero mai stata vicina al mondo del pop folk, ma ascolto tutt'altro, quindi sicuramente per lavoro, per la nostra professione, ascoltare generi diversi anche lontani dai nostri gusti e dai nostri ascolti con cui siamo cresciuti è fondamentale, perché poi ti capita un testo, una partitura come questa, ad esempio diversa da quello che sono abituata ad ascoltare e devi saperla maneggiare, quindi assolutamente ci si porta avanti ascoltando generi dai più disparati. La fine del periodo pandemico immagino che per gli artisti di musical del nostro paese sia ancora più, come posso dire, rilevante, ancora più importante, perché laddove un testo di prosa può circolare anche quando gli spettacoli non possono circolare, i musical, soprattutto quelli nuovi, bisogna vederli, bisogna sentirli, bisogna muoversi, quindi immagino che per voi sia un ulteriore tocca sana. Certo, assolutamente, non vedevamo l'ora di tornare in scena, di tornare anche in compagnia, proprio ad avere a che fare gli uni con gli altri. Ed è vero, hai detto bene, nel musical è essenziale esserci e vedere di cosa si sta parlando, soprattutto con uno spettacolo nuovo per l'Italia, come Una volta nella vita, non, in pochissimi sanno di cosa si tratta, quindi esserci è l'unico modo per capire di cosa stiamo parlando effettivamente. Se tu non... sai così, corri e vai. Senti, mi dispiace se ci ho provato con te. Tu hai fatto cosa? No, è che mi sentivo un po' solo, allora... Ci sentiamo tutti un po' soli! Le persone sole sono la maggior parte del mondo oggigiorno, ma tu devi imparare a controllarti, capito? Ogni volta che va in scena una versione della Tempesta c'è sempre una magia che si accende attorno allo spettacolo, che fu l'ultimo, fra l'altro, scritto da William Shakespeare. La Tempesta, nella versione di Alessandro Serra, rimarrà in scena alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti fino a domenica 11 di dicembre, e lo spettacolo si annuncia particolarmente interessante per tutta una serie di ragioni, non ultima proprio la carriera di Alessandro Serra, che ci ha abituato nel corso degli anni a spettacoli per certi aspetti memorabili, non ultima la versione in dialetto sardo della tragedia scozzese di Shakespeare, della quale io non dirò il titolo nemmeno sotto tortura. In questo caso l'atmosfera, come si diceva, è un'atmosfera fatata, un'atmosfera magica, ricreata oltretutto attingendo a pochissimi elementi scenici, perché è sufficiente concentrarsi sulle parole di Shakespeare, è sufficiente concentrarsi su quelle che saranno le ultime parole scritte da Shakespeare, ricordando che in fondo tutti noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni e che tutta la nostra vita può essere riassunta nella durata minima di un sogno.
Qualcuno potrebbe dire che il foyer di un teatro è una sorta di non luogo, un posto non identificabile di per sé stesso, ma identificabile appunto solo se in relazione ad altro. Tutto questo per annunciare uno spettacolo che andrà in scena in Sala Bartoli il 12 di dicembre, che si intitola Grand Hotel Nostalgia. Ha un sottotitolo: Beirut, Trieste e altri non luoghi. Lo spettacolo è molto particolare perché in scena, accanto all'autore Francesco Chiamulera, il disegnatore triestino Ian Sedmak, sulle musiche di Denis Feletto, disegnerà sul momento quelle sensazioni, quelle impressioni che gli arriveranno proprio dall'autore del testo. Quindi si potrebbe dire uno spettacolo che si crea nel momento stesso in cui gli spettatori vi assistono. L'attesa a Trieste è enorme per Notre Dame de Paris, il musical di Riccardo Cocciante torna a Trieste nella tournée che celebra i 20 anni dalla prima rappresentazione di questo spettacolo, che ha ottenuto un successo incredibile in tutto il mondo. L'appuntamento al Politeama Rossetti è dal 14 al 20 dicembre, sono state infatti aggiunte 2 date rispetto a quanto comunicato precedentemente, proprio per soddisfare tutte le richieste del pubblico triestino, tutta la brama, diciamo così, di assistere ancora una volta ad uno spettacolo monstre, o magari di assistervi per la prima volta per chi l'avesse perso negli anni precedenti. Le Cirque World Top Performance presenta Tilt, è lo spettacolo che rinnova quest'anno quella che ormai è una tradizione: trascorrere le feste dell'ultimo dell'anno a teatro. Gli appuntamenti in sala assicurazioni generali del Politeama Rossetti sono previsti il 30 e il 31 dicembre, ma anche il 1 di gennaio. Al Museo Revoltella prosegue anche questo weekend e tornerà il 16, il 17 e il 18 dicembre Museo in Danza, un appuntamento a cadenza annuale, sempre molto seguito, che nasce dalla collaborazione dello Stabile con i danzatori della compagnia udinese Aria Rea e con il Comune di Trieste. Grazie a questa sinergia, infatti, al Museo Revoltella il pubblico vive un'esperienza ricca di senso e di emozione, in cui linguaggi diversi, la danza e l'arte contemporanea, dialogano, valorizzandosi e accendendo reciproche potenzialità. Andrà in scena dal 15 di dicembre lo spettacolo Il segreto di Antekirt, tratto dal Matthias Sandorf di Giulio Verne. È uno spettacolo molto atteso perché riporta in scena gli allievi della scuola di teatro dello Stabile delle Friuli Venezia Giulia, diretti da Luciano Pasini, in quello che si annuncia come un incontro fra il teatro e uno degli autori più importanti per la letteratura per ragazzi, ma in fin dei conti non solo.